mi sembra a volte, riprendendo un po' i discorsi che ha fatto il consigliere Foti, di essere davanti a una giunta, a un'assemblea futurista, dove la cosa più importante è la velocità e non fare effettivamente le cose e farle con senso. Questo progetto di legge infatti ha una genesi tutta particolare, presentato il 7 maggio, immediatamente il giorno dopo calendarizzato in commissione quarta, immediatamente nominato il relatore. Per fortuna che seguiamo attentamente i lavori, non ci addormentiamo, abbiamo presentato prontamente un nostro progetto di legge, anche se poi per i casi della vita non siamo stati noi relatori di minoranza, ma pazienza. Poi, con una velocissima commissione congiunta, acquisito il parere della commissione 1 e licenziato dalla commissione 4, con un'irrituale approvazione di ben 23 emendamenti presentati sul momento. Sottolineo sul momento, di solito, che da quello che ho capito, nella mia giovane esperienza, gli emendamenti si presentano per tempo, di modo che le opposizioni abbiano modo di capirli, analizzarli e proporre quello che pensano. Ovviamente, comunque, tutti immediatamente approvati. Con la promessa, fra l'altro, che anche oggi ci saremmo trovati degli altri emendamenti, altri 7-8 emendamenti, sempre di maggioranza. Nel frattempo si è tentato, con esiti a dir poco insoddisfacenti, vista la vorticosa velocità acquisita dal provvedimento, di coinvolgere i famosi consultori, i rappresentanti delle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero. Consultazione effettuata il giorno 14, fra l'altro con difficoltà, visto che parliamo di teleconferenza, mi sembra aver capito che la teleconferenza ancora non siamo bravissimi a utilizzarla, una programmata per il giorno 21, poi non si sa perché, ma è effettuata. Tutto questo iter ci sembra strano. Da dove nasce tutta questa fretta? Poi dopo ci fate venire in mente le ipotesi più disparate, che magari non sono vere, una lotta interna, un regolamento di conti, come dice Foti, togliere le castagne dal fuoco a qualcuno. Non lo so, però non sembra che sia la reale volontà quella del risparmio e della riforma. Torniamo alla consultazione. Fra l'altro, a proposito di consultazione, chi ha consultato le ACLI e chi ha saputo cosa hanno detto le ACLI? Io che sono in commissione purtroppo non ne ho saputo niente, mi dispiace, evidentemente qualcuno ha degli altri canali. Anche qui la consultazione è importante, abbiamo il nostro statuto che dice diritti di partecipazione, la Regione riconosce, favorisce e assicura alle organizzazioni il diritto di far conoscere e scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale mediante appropriati meccanismi di consultazione. Io questi meccanismi di consultazione questa volta li ho visti applicati in maniera particolare, diciamo, e sicuramente non hanno funzionato. Quindi, cosa chiediamo? Chiediamo, visto che comunque qualche parere dei consultori li abbiamo avuti, e comunque, anche se non siamo completamente d'accordo con quello che dicono i consultori, ma ci sembra rispettoso per chi è coinvolto direttamente da questi aspetti, chiediamo di ritornare in commissione. Abbiamo fatto un emendamento in cui noi proponiamo la nostra visione su questo progetto di legge e la nostra visione ovviamente è quello di tagliare la consulta, di riconoscere che c'è un legame, che ci sono delle necessità, ma che queste necessità si possono espletare benissimo con gli uffici regionali, con gli assessorati preposti, ma chiediamo per rispetto a queste persone di ritornare in commissione, perché a queste persone si è mancato e a queste associazioni si è mancato di rispetto. Anche oggi, fra l'altro, come in commissione ci riproponete in maniera un po' melensa la storia, a volte drammatica, della nostra immigrazione, dell'importanza delle rimesse degli immigranti, ma noi siamo d'accordo, sono tutte cose importanti e fondamentali, però riteniamo che per rispondere a queste esigenze bastino le strutture dei singoli assessorati, in particolare quelli della cultura e quelli delle attività produttive, così fra l'altro come dicono le associazioni all'estero. Ricordiamo poi che per sostenere gli italiani all'estero ci sono già gli istituti di cultura italiana, ci sono già le associazioni delle camere di commercio italiane all'estero. Il vostro progetto propone sì una riforma che aspettavamo da anni, ma che in realtà sposta solo costi e risorse in campo all'Assemblea. Mentre, ripeto, ci sono già le strutture competenti. Fra l'altro non elimina, come hanno già detto i miei colleghi, il rischio di quello che è già successo negli anni scorsi. Già nel 2001, nel 2011 come Movimento 5 Stelle denunciavamo i milioni di euro, centinaia di migliaia di euro spesi in cene, voli, promozione di libri. Quindi il rischio ancora è quello di utilizzare la consulta solo per
creare consenso, un consenso che poi serve in determinati momenti, parliamo di voto degli italiani all'estero. Proponiamo quindi di tagliare la consulta e i costi della consulta e ovviamente salvaguardando i dipendenti che sono riassorbibili nelle strutture e proponiamo inoltre, e questo lo ribadiamo sempre, di destinare i risparmi. I risparmi li vogliamo destinare al famoso fondo di microcredito per le piccole e medie imprese, per la sicurezza del lavoro e della legalità. Fondo previsto da un ODG di questa Assemblea, e ripeto, previsto da un ODG di questa Assemblea, ma ancora non attuato. Ci chiediamo fra l'altro perché e ancora non ne abbiamo avuto risposta. Grazie.